Buongiorno, buongiorno brava gente. Stamattina ci siamo riusciti, vi ho portati in uno dei luoghi, nel luogo più importante del francescanesimo. Siamo sulla tomba di San Francesco. Oggi vi ho portato qui perché Francesco ci ricorda anche l'amore e la delicatezza per le donne. È un amore straordinario. Molti non lo sanno, ma qui riposa di fronte a San Francesco una donna. Eccola qui. Oggi nel mondo si celebra la giornata contro la violenza sulle donne. E qui di fronte a San Francesco c'è una donna, Jacopa dei Sette Soli. Un'amica, una benefattrice, una confidente di San Francesco, che l'ha voluta chiamare a termine della sua vita. I Vangeli ci raccontano, le biografie di Francesco ci raccontano che la chiamò perché gli portasse dei dolcetti. E sappiamo che il cuscino del capo, dove Francesco si è fatto posare sulla nuda terra, l'aveva fatto questa donna. E oggi qui, io ho scritto che incontra Francesco, incontra la fraternità, perché accanto a Francesco ci sono i primi compagni, Leone, Ruffino, Masseo. Vorrei che proprio qui noi chiedessimo a Francesco una grazia particolare. Come tu, Francesco, hai ascoltato e vissuto la parola del Vangelo, così concedi a noi di ascoltare e vivere la parola del Vangelo, quella parola che ci viene rivolta giorno dopo giorno. Tu che sei stato il testimone del Vangelo, tu che sei stata la parola vivente del Vangelo, tu che sei stato l'incarnazione concreta del Vangelo, tu che sei stato chiamato Alter Christus, aiutaci ad assaporare le parole del Vangelo, a gustare le parole del Vangelo, a trasmettere le parole del Vangelo, a vivere le parole del Vangelo. Qui, mentre ascoltiamo questo Vangelo di oggi, poniamo ai suoi piedi tutte le nostre preghiere. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. È un Vangelo straordinario quello di oggi, che richiama il grande discorso escatologico di Gesù, che richiama il discorso che l'Evangelista fa alla comunità dei cristiani che iniziava ad essere perseguitata. Sappiamo che fino al 300, fino all'editto di Costantino, la Chiesa ha subito delle violente persecuzioni. E allora l'Evangelista, ecco, riporta alla sua comunità le parole di Gesù. Ed è bellissimo perché viene contestualizzata all'interno di una grande cornice, il giorno del Signore. In attesa di questo giorno, che ogni giorno può essere anche per noi, noi ci troviamo di fronte a un dittico bellissimo. Il dittico, da una parte, delle avversità: vi perseguiteranno, vi odieranno a causa del mio nome.
e dall'altra invece la finale, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Questo ci fa comprendere le due strade che Gesù ha vissuto. Pensate a quanti alterchi, a quante discussioni con i discepoli, a quante avversità, fino alla croce. Ma pensate anche a quante volte Gesù ha richiamato alla nostra preziosità. Voi valete molti più dei passeri. È sempre Luca che riporta tre affermazioni, una più bella dell'altra, Luca 12 e Luca 19. Voi valete molti più dei passeri. Nemmeno un capello del vostro capo sarà toccato. Credo che queste due finestre, questo dittico, se volete, ci dice che tutto, alla fine tutto confluisce in un grande momento per la nostra vita. Cioè tutto può diventare un'occasione. E Gesù stesso ce lo dice: fai diventare la tua vita un'occasione. Non ti preoccupare. Quante volte abbiamo richiamato questo non ti preoccupare di Gesù, non ti preoccupare. E anche a Francesco Gesù l'ha detto, non ti preoccupare. Quando Francesco si preoccupava dei suoi discepoli, si preoccupava un po' anche delle avversità nell'ordine, Gesù gli dice, non ti preoccupare, vedi che l'ordine è mio, non è tuo. E io credo che ci vogliamo avvicinare a Francesco d'Assisi davvero con questa consapevolezza. Che la vita è fatta di prove e di gioie, di prove e di consolazione, di sofferenza e di gioia, di ostacoli e di successi. E poi questa occasione ce la ripetono in tanti, ma cosa sono le persecuzioni se non occasione di rendere testimonianza a Cristo? Il discepolo lo sa, guai se tutti dicono bene di lui, ma beato quando lo insulteranno e lo accuseranno e lo calunnieranno dicendo ogni male contro di lui, solo perché tutto questo possa rendere eloquente la vita di Gesù e la testimonianza di Gesù nella nostra vita. Quindi vedete, occasione. Davvero tutto può diventare una grande occasione. Una grande occasione che si ripeterà fino alla fine, come fino alla fine la sua presenza è assicurata per noi. Se fino alla fine noi siamo chiamati a dare testimonianza, Gesù fino alla fine sarà con noi. È bellissimo questo. Noi fino alla fine per lui e lui fino alla fine per noi. E Francesco ha fatto questo. L'altro aspetto che Gesù ci dice oggi, in quella non preoccupatevi di cosa dovrete dire, è come se ci dicesse due cose, queste però le dobbiamo sottolineare, mentre siamo qui proprio accanto a Francesco, perché queste due cose Francesco le ha incarnate, direi, nel suo carattere, nel suo stile di vita. Lo sguardo pacificato e le parole miti. È bellissimo questo che dice Gesù ai discepoli. Non vi preoccupate, lo Spirito Santo vi suggerirà. Lo Spirito Santo vi dirà che cosa, perché? Perché se noi ci abbandoniamo a Lui, ecco, Lui riempie la nostra vita. E due cose ci dice, le sottolineiamo allora, amici miei, proprio qui sulla tomba di San Francesco, ai suoi piedi. Gli diciamo, donaci uno sguardo pacificato. Guardare tutto in maniera pacificata è straordinario. Francesco, donaci il tuo sguardo. E a noi, guardando nel nostro cuore, ecco, possiamo far emergere davvero gli occhiali per il nostro sguardo. Stanno lì, prendeteli, prendiamoli. Gli occhiali per uno sguardo pacificato stanno nel nostro cuore. Lo apriamo questo cuore. Prendiamo questi occhiali e li indossiamo. E parole miti. Parole miti. Sguardo pacificato, io lo vorrei sottolineare in maniera forte questo aspetto. Sguardo pacificato e parole miti. E allora davvero tutto diventa una grande occasione, una grande occasione. Occasione fu per i compagni di Francesco che riposano qui insieme a lui, fra leone,
Fra Leone che Francesco chiamava l'agnello mio perché aveva questo viso affusolato e perché era dolce nel parlare. Fra Leone che dice a lui, benedicimi Francesco, ho bisogno di te, ho bisogno delle tue consolazioni. E Francesco che gli dona una delle sue più belle benedizioni. Fra Masseo, quel fraticello impertinente che gli diceva sempre, ma perché la gente ti segue? E Francesco, ancora una volta, parole miti, perché sono un grande peccatore. Ma pensiamo anche a Fra Angelo. Anche Fra Angelo, era Fra Angelo, scusatemi, il frate che chiamava Agnello. Perché aveva questo viso molto proteso e Fra Angelo sarà un po' colui che lo accompagnerà in alcuni viaggi. Pensiamo anche a Fra Rufino, che Francesco vuole come guardiano delle sue comunità. Fra Rufino che era stato uno dei sacerdoti di Assisi, accanto a te, Francesco, davvero, ognuno di noi. Accanto a te, ognuno di noi, per avere lo sguardo pacificato e la parola mite. Benedetto XVI commenta questo Vangelo dicendo queste parole straordinarie che vorrei condividere con voi. Questo è il segno di Dio. Egli stesso è amore. E poi continua. Il Dio che è diventato agnello ci dice che il mondo viene salvato dal crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza degli uomini. Bellissimo questo. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza degli uomini. Quindi vogliamo assomigliare un po' a Dio come ha fatto Francesco. Tanta pazienza. La pazienza plasma la vita. La perseveranza la sottrae alla morte, la resistenza la salva dall'abisso del nulla e del non senso. E termino ricordando le parole di Turoldo, un grande poeta. Oggi ho postato sul sito un bellissimo articolo, che la Bibbia, attraverso il pane e il vino, è prosa e poesia. È convivialità, è stare insieme. Il Vangelo ci convoca a questa convivialità. È la convivialità dell'impegno, al tenace, umile, quotidiano lavoro dal basso, che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli uomini e delle loro lacrime, scegliendone sempre l'umano contro il disumano. E allora qui, davanti a Francesco, perché gli abbiamo chiesto uno sguardo pacificato e parole miti per superare le persecuzioni di ogni giorno. Perché lo so, tutti noi siamo pieni di persecuzioni attraverso le parole senza senso che dicono su di noi, attraverso gli attriti in ufficio, attraverso le incomprensioni. Noi siamo chiamati a prendercene cura. Attraverso lo sguardo mite, lo sguardo pacificato e le parole mite, ma attraverso una scelta che diventa, se volete, il motivo della nostra vita. Io qui stamattina, insieme a voi, davanti a San Francesco, vorrei dirgli: noi scegliamo l'umano contro il disumano. Io penso che questa potrebbe essere davvero il motivo, che ci permette di affrontare le difficoltà e sintetizza il Vangelo di oggi. Il mondo è salvato dai crocifissi e non dai crocifissori, benedetto. Per fare questo, però, noi facciamo una scelta di campo che il Vangelo ci suggerisce. Ed è l'umano contro il disumano. Il Vangelo ha parole intrise di umanità. Ogni parola del Vangelo è intrisa di umanità. Ecco perché noi scegliamo l'umano
contro il disumano. E ogni volta ricordiamocelo, questo e concludo, ricordiamocelo davvero sempre, sempre, sempre. Ogni volta che noi scegliamo l'umano, stiamo scegliendo il Vangelo. Stiamo scegliendo il Vangelo. Mi auguro questo per me, per voi. Ce l'auguriamo per la Chiesa, ce l'auguriamo per la politica, ce l'auguriamo per la società, ce l'auguriamo per le nostre famiglie, ce l'auguriamo per ogni vocazione. E chi è mite, chi sceglie l'umano, assomiglia al Vangelo. Bene, io termino così e dico a Francesco, Francesco, dacci la tua forza, dacci la tua simpatia. Ringraziandovi qui non solo per alcuni ricordi che mi avete mandato bellissimi, ma vorrei leggere le parole che ieri, devo ringraziare i tantissimi auguri che mi avete, migliaia e migliaia di auguri mi sono arrivati ieri e sono contento che vi ho detto trasformiamoli in un'Ave Maria. Però vorrei leggere le parole dei bambini, dei ragazzi del Serafico, questo istituto, qualche volta ci siamo andato qui, è venuta Francesca, ci ha portato un dolcetto e poi mi ha detto queste sono le parole che i ragazzi mi hanno dettato per te e io oggi le vorrei restituire a loro dalla tomba di San Francesco. Carissimo Padre Enzo, ti vogliamo bene. Io penso che questa affermazione, i ragazzi del Serafico, dicono che hanno scelto l'umanità. Ogni volta che noi diciamo agli altri, ti vogliamo bene, ti voglio bene, è perché abbiamo scelto l'umanità. In un momento di silenzio, qui, sulla tomba di San Francesco, stamattina abbiamo fatto questo regalo straordinario, ci siamo riusciti dopo tanto tempo, ve l'avevo promesso, vorrei che qui depositassimo davvero, anzi no, ponessimo su quest'altare, altare e cattedra di pace, tutti i desideri che abbiamo nel cuore, tutti i desideri che abbiamo nel cuore, inviamoglieli. Siamo nello scrigno, davvero, della Basilica di San Francesco. E ora, pensando anche a quella donna che c'è di fronte, potremmo dire che Francesco ha applicato davvero la par condicio, ha dato dignità alle donne. Pensate al rapporto con Chiara, pensate al rapporto con questa sua amica. Stamattina vi faccio vedere anche una cosa prima di andare ai saluti. Vedete, questa qui è la lampada votiva che viene accesa ogni anno il 4 ottobre. Qui arde l'olio delle nostre genti, delle nostre terre. L'olio che lenisce le ferite, fortifica il nostro cammino e ci fa essere testimoni, scegliendo sempre l'umanità. E questa mattina, proprio qui su questa tomba, vorrei salutare e fare gli auguri a Rosalinda, una cara amica, affinché il Signore ti sostenga. Insieme a tuo marito, il nostro amico, e insieme ai suoi fratelli Mario e Marco, e insieme a sua mamma Marina. Ecco, ti stanno vicino tutti quanti, e anche da lassù, ti stanno vicino. E penso al nostro ingegnere, Gaetano. Poi saluto Francesca Scogliamiglio, che mi ha detto saluta mia mamma Maria Piglia Maresca, che è guarita dal Covid. E salutiamo davvero anche tutte quelle persone che sono guarite dal Covid, che hanno attraversato questo momento difficile. Poi Gabriella Trosa chiede gli auguri per la cugina Diletta Asti, che oggi compie 45 anni. Coraggio, coraggio. Poi Antonio Ricci, oggi è il tuo compleanno, Antonio, ti raggiunga la benedizione di San Francesco. Francesca, poi domani.
Ti ringrazio della preghiera che mi hai mandato e ringrazio anche tua figlia che ha fatto questo disegno. La preghiera la dedico a tutti noi, nelle tue mani, o Vergine gloriosa, affidiamo i nostri fratelli sacerdoti, dice Padre Enzo, ma io affido tutti i fratelli sacerdoti. Sostienili e confortali nella loro missione, guida i loro passi e nutrili della parola, perché possano a loro volta infondere in noi la bellezza del Vangelo. E poi tua figlia Antonella, faccio vedere un disegno bellissimo che rispecchia un po' quello che abbiamo vissuto ieri. Eccolo qui, vedete? Maria è con me e con tante connessioni. Antonella, San Francesco ti protegga, ti sostenga e protegga tutti i ragazzi. E allora qui, ai piedi di Francesco, gli diciamo. Vi dico insieme a lui, buongiorno, brava gente.